Matteo Ardemanni chiama, Capitan Angelo e Castaldo rispondono. Le vacanze relative ferie dei calciatori non hanno di certo smorzato l'entusiasmo nel gruppo biancoverde. Chiassun, di messaggi sui social stanno facendo a gara per chi rappresenta al meglio gli amati colori del lupo. Il primo a lanciare la sfida e ad andare in gol, davvero bomber, è stato Matteo Ardemanni. L'attaccante, prima di partire per Formentera, si è fatto immortalare con la sciarpa biancoverde al termine delle partenze dell'aeroporto a Milano. Poi in Spagna è iniziato lo show con il compagno ed amico Federico Moretti, oltre ad un altro ex avellino in vacanza nelle Baleari, Alessandro Fabbro. Non poteva essere da meno il capitano Angelo D'Angelo, davvero lupo e bandiera dell'Avellino. Il centrocampista ha decisamente fatto meglio. Al terminal delle partenze a Napoli Capodichino, D'Angelo si è presentato direttamente con la maglia ufficiale. Foto di rito con moglie e bimbo e volo verso una località segreta con la divisa d'ordinanza rigorosamente bianco-verde. D'Angelo ha poi lanciato il messaggio di sfida a Castaldo. L'attaccante non si è fatto prendere in contropiede ed ha risposto alla sua maniera, senza sciarpa o maglia, ma con i pantaloncini bianco-verdi. Lupi sempre con noi, ha scritto Castaldo, che proprio attraverso i social aveva però in precedenza già manifestato tutto il suo amore per l'Avellino. Insomma, protagonisti sul web e sui social, Ardemanni, D'Angelo e Castaldo sono già carichi e pronti a trascinare i lupi nella prossima stagione. Siamo come Troia Pamplona.